di danzatore. Danzatore è un parolone, di performer, diciamo. Questo spettacolo è nato a Napoli nel 2010 in un progetto di Antonio Rattella, quando era direttore artistico e aveva commissionato vari lavori, fra cui questo assolo con gli MK, di cui si celebra il Focus qui a Milano Oltre e con me. Dopodiché l'hanno ripreso con Biagio a Berlino e a Michele è venuto voglia di proseguire in questa ricerca e quindi vederci insieme. È strano farlo insieme, ma si scoprono cose nuove. Per esempio, appunto, la dualità, la non più unicità, è la divisione che crea in qualche modo il negativo, no? Non essere più un uno unico, ma separato, e quindi forse il tradimento nasce da una separazione. Siamo due performer differenti, Biagio balla sempre con loro, io è la prima volta, appunto faccio più che altro teatro, però mi piace anche perché da piccolino io volevo ballare, ma non ho mai ballato, e ballo a 51 anni, ballo. Ci sono piccoli interventi dove più che altro ci si rifà a un immaginario legato al Sirtaki di Anthony Quinn in Zorba il Greco. E al finale io ho lavorato sui movimenti degli sportivi senza considerare il perché delle azioni, tipo Michele si immagina appunto Giuda come un portiere che sta pronto a eseguire il suo compito, in questo caso la sua condanna, la condanna a ripetere continuamente le stesse azioni. In questo caso l'essere in due ci aiuta, nel senso io sono quello che un po' l'ha fatto più volte, è come se arrivasse un nuovo, una new entry, più fresca, più comunque condannata allo stesso modo al suo pentimento. Infatti abbiamo un coccodrillo, a ricordare le lacrime del coccodrillo. Mi piace molto, è un'esperienza bella. Sono contento di fare qui all'Elfo dove ho cominciato praticamente. Dunque, l'attore comunica molto con la voce, ma col corpo soprattutto, cioè la presenza, lo stare sulla scena racconta molto, almeno per quanto mi riguarda, con il corpo, appunto uno spostamento, una spalla girata, un ascolto, un'attenzione raccontano più a volte di 1.000 parole, come un silenzio. E quindi avere un corpo in scena che sa che cosa gli sta succedendo per un attore è fondamentale. Celebrare la tradizione rinnovando non la cenere che rimane della tradizione, ma il fuoco della tradizione, la passione. La passione di Soleri è una passione enorme che spero di aver trattenuto dentro di me le volte che l'ho visto, ed è anche tradizione, e quindi mantenere il fuoco che un attore come Soleri ci porta tutte le volte sulla scena. E farlo rivivere in una maniera più vicina a noi, cioè il fuoco della nostra contemporaneità, di quello che siamo, di quello che siamo stati, di quello che saremo. I prossimi progetti sono, adesso faccio un film in Svizzera, e poi tornerò qui all'Elfo con Caro George, il monologo su Francis Bacon con la regia di Antonio Rattella, scritto da Federico Bellini, che è stato alla Biennale di Venezia in una personale di Antonio assieme ad altri due spettacoli, e poi lavorerò e tornerò a Milano però allo studio con un progetto di ERT, Emilia Romagna e Teatro, con un testo scritto, diretto e coreografato anche in questo caso da Pascal Rambert, che è un regista, autore, coreografo francese, che è stato già qui a Milano. Quindi la danza Sempre al non ti ha piccolo. abbandonato. No, non ballerina, credo che sarà una coreografia appunto di movimenti d'ascolto rispetto a ciò che accade. Sono quattro monologhi
uno in fila all'altro, quindi anche lì sarà interessante scoprire cosa accade. Grazie, grazie di tutto. Grazie a voi. Ciao, grazie a voi.